Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi video sui top e flop del periodo. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Che siamo scassini, se volete commentate, se volete e ancora non lo fate, vi lascio il link diretto giù nell'info box per seguirmi su Instagram. Stavo dicendo appunto, oggi video top e flop del periodo, come poi leggerete sicuramente sul titolo. Se vi piace il rossetto che ho sulle labbra è di NYX, questo qua, nella colorazione PPL002 Cake Pop. Così c'ha l'applicatore fatto così, a spugnetta, è bellissimo. Vabbè, ma bando alle ciance, partiamo subito. Allora, partiamo dal viso, che sono i prodotti, quelli di più. Ecco. Allora, partiamo. Sì, sono tutto struccaggio. Vabbè. Allora, promuovo questo detergente struccante crema detergente di Vrochè con concentrato di camomilla selvatica per pelli sensibili. È una crema struccante e detergente, deterge e strucca la pelle con delicatezza. Praticamente io bagno un po' il viso e poi vado ad applicare questa. Strucca quasi tutto a parte il mascara. Il mascara fa un po' fatica a struccarlo, non brucia gli occhi, non fa schiuma, mi ci trovo bene, è delicata, è adatta proprio alle pelli sensibili, delicate. Secondo me anche le pelli normali la possono usare. Buona, mi sta piacendo. Appunto, non strucca tanto il mascara, vi lascia un po' di residui, però vabbè. Comunque promossa. Poi promuovo e ha una profumazione delicata. Sì, delicata. Poi promuovo questo detergente per il viso al riso. Fidatevi che è al riso del marchio Olika Olika dovrebbe essere. Io l'ho preso su Look Fantastic. Sul sito appunto di Look Fantastic, sono 150 ml. È un detergente che così sa di pulito, di buono e dolce. Applicato poi sa di saponetta normale. Non brucia gli occhi, fa una leggera schiumetta. Una leggera schiuma, ma proprio leggera, leggera schiumetta. È una pasta bianca, bella corposa. Anche questo vado ad inumidire il viso, poi utilizzo questo dopo di questo. E questo toglie tutto, toglie i residui che ha lasciato questo. Quindi sono due top. Poi vi promuovo anche l'acqua micellare che sto utilizzando di Rojui, sì, linea Etoile. È un'acqua micellare struccante indicata per pulizia delicata ma profonda del viso e degli occhi. Allora, sugli occhi non l'ho provata, sono 150 ml. Io sono arrivata qua, packaging bellissimo. Questo nero con le sfumature, l'avevo preso su un sito della farmacia, ma potete trovarla un po' dappertutto. Ottima, strucca tutto, è delicata sulla pelle, vi lascia la pelle, tra virgolette, idratata, ottima. Appunto, sugli occhi non lo so perché utilizzo lo struccante occhi, o a meno che non utilizzo questo o questo. Ecco, però principalmente utilizzo struccanti occhi sugli occhi. Devo dire sì.
Passiamo ai tonici, ne ho due da promuovervi, mi stanno piacendo tutti e due. Uno lo vedete un po' più utilizzato, l'altro un po' bene, un po' meno, ma sono ottimi. Uno è questo qua di Equilibria all'aloe, è un tonico delicato col 20% di aloe vera, pro vitamina B5 e acqua di Amamelis, è senza parabeni, perclorati e alcol, al 98% di origine naturale, sono 200 ml. È adatto a pelli sensibili, è vero, io l'avevo preso su Privaglia, ha un po' di 6 mesi, è un tonico delicato, idratante e rinfrescante, ecco, come tonico questo, buono. Mentre questo di Garnier è il tonico lenitivo alla rosa per peli secche o sensibili con acqua di rosa, con 96% di ingredienti di origine naturale, è vegan questo. Sì. Nessun ingrediente derivato di origine naturale. Rose provenienti da fonti rinnovabili, sono 200 ml, quindi no, uguale a questo. 12 mesi di PAO, quindi 6 mesi di PAO in più. Stavo leggendo altro, no, niente. Questo lo vedete leggermente meno utilizzato, però mi ci trovo bene anche con questo. È ottimo, questo è più lenitivo, idratante, addolcente, è proprio adatta a pelli sensibili, secche, spente, normali anche comunque come pelli come questo. Ottimo, due tonici fantastici. Poi un siero invece che boccio è questo qui di Balance Me, il Balo Coil Smoothing Serum. Questo lo sto utilizzando, l'avevo trovato in una box, in una beauty box di Look Fantastic, se non mi ricordo male. Non vedo differenza utilizzarlo o non utilizzarlo questo siero, quindi senza fami, senza elodi, non vedo risultati, quindi lo boccio. Passiamo al corpo. Allora, sto utilizzando questo doccia rinfrescante Fresh Smoothie al lampone, mirtillo e latte di mandorla di Nivea. Ha una profumazione dolce di frutta, fruttata. Sì, sono 300 ml per pelle bella e luminosa. 100% vabbè, plastica. Riciclata, 12 mesi di PAO, 98% di formula biodegradabile, 90% di ingredienti di origine naturale e senza ingredienti di origine animale e nulla. Non è male, come vedete, l'ho quasi anche terminato. Non è male, ma è più adatto all'estate perché comunque è un bagno doccia, una doccia rinfrescante, come dice qua, rinfrescante, quindi per l'inverno e poi non è che mi piaccia molto. Sì, la profumazione qua si sente, però sul corpo non lascio profumazione, bagno non lascio profumazione. Quindi questo mi era stato regalato dal mio amoroso, non mi ricordo più se è il compleanno o a Natale, però questo è ecco. Non lo so, magari in estate mi piace di più, però adesso in inverno no. Poi vi faccio vedere i due scrub che sono promossi tutti e due. Vi faccio vedere il fratellino di quello che avevo, tra virgolette, messo nei nì o bocciato comunque di Verisimo. La marca è questa qua, preso sul sito di makeup.it, è questo. Questo è al sale. Olio di arancia, peppermint oil e menta, non
non mi ricordo, e nulla. Non è testato sugli animali, non contiene SLS, SLES e parabeni, è microplastic free, non contiene oli minerali, ha questa consistenza. Arancione dentro, l'altro era verde, questo arancione ha una profumazione di ghiacciolo all'arancia, arancia e limone, buono. Questa ha una consistenza più molle, invece quella là era proprio una pasta compatta, invece questo è più morbido, è bello maneggevole, scrabba bene, ottimo. Devo dire ottimo e poi costa una sciocchezza. Promuovo anche questo che è un peeling invece di Glean Skin Care Organic Cocoon Oil Sile Scrub Peeling Soling. Questo sempre, anche questo comprato sul sito makeup.it. Sono tutti e due 400 grammi. Quindi avete un bel quantitativo, se volete avete anche la data di scadenza sia in questo che in questo. Ottimo, è un peeling buonissimo, sa proprio di cocco, io l'ho quasi terminato, si può dire, ci ho fatto il buco. Ha un sapore di cocco un po' finto, però scrabba benissimo, ragazzi, e vi lascia la pelle super morbida. Super morbida e idratata perché comunque contiene tanto olio di cocco, quindi vi dà a idratare la pelle. Se non vi piace l'effetto unto, tra virgolette, sulla pelle, perché comunque contenendo tanto olio di cocco si sente. Voi andate a scrappare il corpo e poi vi lascia una leggera patina untuosa che vi va a idratare comunque la pelle. È ottimo. Questo 10 confezioni vorrei comprarle. È fantastico comunque. Se siete anche solite dopo mettervi dell'olio quando uscite dalla doccia, se vi piacciono magari i bagnoschiuma oliosi, ecco, questo fa per voi perché è davvero ottimo come scrub e in più idrata avendo proprio all'interno tanto olio di cocco. Passiamo ai capelli e poi abbiamo terminato per questo mese dei top e flop. Allora, ho provato lo shampoo che avevo preso di recente su un sito della farmacia antiforfora. Questo qua del marchio Pink's Skin, shampoo antiforfora con estratti di salvia, 250 ml. L'inci fa abbastanza schifio, sì. E devo dire che non ho visto grossi risultati. Se avete i capelli grassi, nì. Io sono arrivata qua più o meno. Ho fatto due o tre utilizzi. Quindi, se avete i capelli grassi, sì. Con forfora no, perché comunque non vi va ad attenuare la forfora, non ve la fa sparire, non ve la fa formare meno, ecco, di forfora, non la toglie. Quindi no, lo utilizzerò lo stesso come shampoo così per capelli grassi, ecco, però antiforfora no. Invece una cosa che promuovo per la forfora è questo scrub pre-shampoo di Bottega Verde all'ortica e limone, è purificante e riequilibrante con estratti di ortica e limone, speciale cute con forfora. Voi andate ad applicare appunto prima dello shampoo, fate un bel massaggio, io lo lascio agire anche 2-3 minuti, qua non c'è scritto di lasciarlo agire, però lo lascio agire lo stesso 2-3 minuti. È questa pasta, senza fare magari danni, ok, abbastanza densa, sembra quasi un budino, ecco, scivola un po' tra le mani, ma neanche più di tanto. Ha questa profumazione, io ci sento profumazione di mandorla, di dolcetto la mandorla, pasta di mandorla, ecco, di ortica e limone non ci sento niente, proprio, forse
un leggero retrogusto di limone, ma mica tanto. Vabbè, fatto così, ha dei microgranuli, voi andate a fare un bel massaggio alla cute, e questo invece vi lascia i capelli leggermente più puliti, più purificati, meno unti, meno grassi, e vi toglie la forfora. Questo vi attenua la forfora. Questa è una formula dermatologicamente testata, sono 150 ml di prodotto e nulla, l'inci non è perfetto, però vabbè. E si può utilizzare 1 o 2 volte a settimana e mi sta piacendo, come vedete, ne ho utilizzato un bel po'. Ottimo comunque per i capelli grassi o con forfora, ve li purifica, appunto vi attenua la forfora e nulla, vi lascia i capelli più puliti a lungo anche. Niente, questi qua sono stati tutti i miei top e flop. Di flop non devo dire quasi niente, parte 1. E fatemi sapere voi invece cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!